Cristian ha appena baciato il microfono. Bentornati a questa nuova puntata del Grande Gaz SP. Gioca Secret of Monkey Island. Penso episodio 4. Non me lo ricordo. Comunque, abbiamo liberato il prigioniero. Mi sono appena accorto che i capelli li ha legati sulla maglia, non sui capelli. Come dici tu? Il codino. Allora, adesso arruoliamo il secondo maestro membro di spada. Sì. Il secondo membro della ciurma è il maestro di spada. La donna maestra di spada. La maestra, sì. Solo che maestra di spada è suona male. Cioè, è più facile dire maestro di spada, poi arrivi lì e dici: oh Dio, è una donna il maestro di spada. Capisci? È più. Hai già la t-shirt. Cosa vuoi adesso? Voglio imbracciarti di nuovo alla spada. Il governatore è stato rapito. No. Forse sarebbe meglio che ti lasciassi. No, il governatore è stato rapito. No, dovevi scrivere: voglio che facciamo la pace. Andiamo no. In pace. Cosa? Questo è ridicolo. Guarda questa mappa che dice: cieco chi legge. No. cieco chi legge. Non sembra. Sto mettendo insieme una nave e una ciurma per andare a salvarla. Ho la sensazione che me ne pentirò, ma scopami. Ci incontriamo al mondo. Ecco appunto, ha detto tutto. Si è aperta la porta, ma lei non c'era. Esatto. È diventato un fantasma. Oh, è già al molo. No, è diventato un fantasma. Ok, vai verso. Vai verso. Vai verso, vai verso, vai verso. Più veloce. Buon uomo, più veloce. Non puoi andare più veloce. Mi sembra che più avanti con imparerà a correre, ma più avanti con i giochi. Comunque, adesso dobbiamo incontrare il terzo membro che non abbiamo mai incontrato. Terra? Sì. Sotto terra? No. Sopra la terra? Sopra la terra. Ok. In mezzo. In un isolotto qua in fondo. E che cazzo fai, scusa? Eh? Cosa cazzo sta è facendo? È un recluso, praticamente. Okay. Qui, praticamente... Eh? Uk Island Trademark. Sì. Usiamo finalmente il pollo con la carrucola sul cavo. Cioè, veramente... Guarda. Cosa? Non dico niente. Un pollo non si dovrebbe... È un pollo finto con una carrucola in mezzo, vedi? Ma che cazzo ha? Ma dimmi te. Finalmente c'è un'utilità a questo pollo. Comunque, ma andiamo verso la porta. Comunque niente. La porta. Cri, il volume al cazzo di... Cazzo. Oh, senti, se poi è Franco che mi chiama... Non me ne frega niente di Franco. A me sì. Questo lo doppi tu. Ehi! Non mi piacciono i visitatori. Ma dai una voce diversa a tutti gli altri, magari. Non so come parla. Cioè, dai una voce stupida! Vabbè. Sono un pirata a testa di cannone. Tu chi sei? Mi chiamo Mitty. Cosa? Penso che tu abbia un atteggiamento problematico. Va bene così? Beh, io penso che tu abbia dei capelli problematici. Fuschio. Non so davvero quanto smettere, vero? Mi fa schifo sta voce. Ovviamente non lo sapeva neanche il tuo barbiere. Oh, tu. Ok, rientriamo. Immagino che tu sia tornato ad invadermi di nuovo la casa ad insultarmi, eh? Scusami, ma il cartello diceva che c'erano dei gabinetti qui. Mi dispiace, ma quel cartello non è aggiornato, me lo sono mangiato. Un tempo avevo un florido business di turismo qui. Sì, pieno di gabinetti. Avevo numeri con animali, dimostrazioni, tatuaggi, souvenir, cessi. Ma accadde un piccolo incidente con uno degli animali addestrati e mi mangiò una gamba. Uno dei nostri ospiti venne ferito malamente. E vabbè. Ok. Così mi fecero chiudere bottega fuori dal business. E da allora vivo solo sorretto. È l'unica compagnia che ha la stessa bestia che ha massacrato quel turista sfortunato. Sto per sputare sul microfono. Quella stessa bestia mi ha reso un eremita. E ho perso le braccia. Un mostro che per pura coincidenza è identico a quello che ha attaccato a me quando ero bambino. Ino. E mi ha lasciato con queste uncine al posto delle mani. Un uomo deforme. Fischia, ora sono tutto depresso. Grazie infinite. O non puoi lasciarmi solo adesso? Il governatore è stato rapito. Cosa? Questo è ridicolo. Oh, davvero?
Ammira. Dai un'occhiata a questo biglietto che hanno lasciato. Dice il cieco chi legge. Oh no. Ma è orribile. Cosa facciamo? Speravo tu avessi un'idea. Voglio un tacchino. Fammi pensare. Lo so io. Potremmo prendere una nave e una ciurma e andare a salvarla. Che idea! L'ho avuto prima io, però vabbè. Ora, se solo avessimo un capitano... Ah no. Che dici di me? Tu? Beh, di più? Ha rotto già le balle questo qui. Basta ridere! Buona questa. Ehi, dico sul serio. Davvero? Davvero? Ok, vediamo come lo dimostri. Cammina da questa parte. Wow, è la stoffa di un capitano. C'è qualcosa lì dentro che voglio mostrarti. Il mio grande cazzone. Il cazzo che me ne frega. Qualcosa di orribile. Qualcosa di così orribile che rimango sveglio la notte solo a pensarci. Ma non voglio spaventarti. Sono certo che un omaccione coraggioso come te non avrà problemi ad affrontare questo mostro. Ostro. Dopotutto è molto piccolo della bestia che anni fa mi strappò via le mani a morsi. E se l'è gustata, porca miseria, l'altra. Dietro la porta c'è un'altra porta. Spero solo che tu sia più veloce di quanto mi nocini mogni. Dietro la porta c'è un'altra porta. Ma che cazzo? Oh, mi sono appena ricordato di una cosa. Non ho mai trovato il tempo di dare da mangiare questa settimana. Mi sa che è morto, cazzo. Tu, porca no, non miseria. Credo. Che sciocco che sono. Ma che cos'è? È una porticina? Ti lascio aprire quest'ultima porta da solo, io ho paura. Lascia solo che mi tolga di mezzo, vado a mangiare un polistirolo. Aspetta! Ci hai ripensato? Oh, no. No, è solo che non so cosa dovrei fare. Dovresti aprire quella porticina e dire sì. E se hai coraggio a sufficienza, toccare la bestia che eri dentro. Si chiama Franco. Oh, tutto qui? Ciao. Ok, accomodati. Se ne hai il fegato e il parmigiano. Minchia, il parmigiano. Ok, apriamo la porta. È un pappagallo. Diavolo alato assassino. Allora, quali sono le opzioni? Tocca, diavolo, punzecchia, diavolo assassino. Senti, disturba, colpo... Solletica, pugno, pizzica o dispetto? Cosa dispetto. Faccio? Dispetto? Sì. Dispetto. Non ci posso credere. Così. Non ci riesco, scusa. Hai fronteggiato la bestia che ho temuto tutti questi anni. Sei un idiota. Hai avuto il fegato di fare ciò che io non ho mai potuto. Evidentemente hai sprecato tutto il tuo fegato con quel grog. Mi sento un tale codardo. Non sono abbastanza bravo da far parte della tua ciurma. No, non lo sei. Non sono nemmeno abbastanza bravo da spazzarti il puntino. Vuoi spazzare il mio cazzo? No. Oh, andiamo, Meatwook. Tu sei un uomo grande, forte, di bell'aspetto, con un tatuaggio bellissimo. Posso farlo parlare, vuoi vedere? Ma cos'è una medusa? Forse più tardi. No, è un teschio. In ogni modo, tu puoi spazzarmi il puntino ogni volta che vuoi. Sì, davvero. Certo. Posso ancora far parte della tua ciurma. Fai solo i bagagli e incontrami al molo. E succhiami il cazzo. Oh, grazie, grazie, sì. Non ti deluderò. Porterò Franco. Porterò Franco con me. Sì. E se ne va sul netto. Ehi, forse potrò mostrarti il mio nuovo numero col tatuaggio quando stiamo navigando. A patto che la pelle rimanga attaccata. Wow, si fa sempre più interessante. Ma c'è la testa che sbatte contro cosa? Sì. abbiamo arruolato l'ultimo membro della ciurma. Ho la bocca impastata, ho fame. Siamo soltanto in quattro a navigare. In quattro a navigare per Monkey Island. E qual è il problema? Di solito una ciurma è formata da... Dai 10 ai 20. Va bene. Non lo so. Questo è realismo. Wow, funziona in ambo i modi. Quello sì che è un pollo.
Adoro quel pollo. Cadi. Però, peccato che quel pollo non vivrà abbastanza. Ma come no? Allora, dobbiamo andare a comprare una nave adesso. Ma che palle, ma compra una barca e fai il giro dal... Eh? Fai il giro da questo cazzo di vortice lì di mare e vai in sotto. Nel senso dall'altro lato. Sì. Non abbiamo neanche una nave, figurati se abbiamo la barca. Ci penso io. Fai da barca te? Sì. Ok, perfetto. Sali. Sali sul mio grande cazzo. Salute! Sono Stan da Stan, vascelli precedentemente usati. E me ne starei in equilibrio sulla testa per fare un affare. Che tipo di imbarcazione cerchi? Grossa? Piccola? Lenta? Tu la vuoi? Io ce l'ho! Se non ce l'ho, la trovo! Voglio fare un affare con te che ti renda felice! Mi sembra Giovanni Berti quel tuo fattore. Perché se tu non sei felice, io non sono felice! Ma so che oggi te ne vuoi andare felice! Come lo so? Guarda tutte queste navi! Ma se c'è una barca a mezzo di distrutto! Ho qualcosa per tutti! Vieni a dare un'occhiata! Io adoro Stan. Comunque mi sembra Giovanni Berti questo qui. Da come parla. Ok, allora dimmi cosa vorresti guardare quest'oggi? Fuelle Codo. Qualcosa di non troppo costoso, ma bella. Non ho davvero molto da spendere. Voglio levarmelo dalle balle. Non avere paura! Ogni nave che vendo è un affare! Ma noi non abbiamo i soldi! Ma se stai cercando un vero mega affare, ho proprio la nave per te! In acciaio inox! Vieni da questa parte! Motti da quella distrutta lì sotto. No, vi da quella in fondo. Questa qui è la famosa Sea Monkey! Trademark! L'unica nave che sia mai arrivata a Monkey Island Trademark! Oh, cazzo! È tornata con ogni... con una bordo vivo! O forse dovrai ogni cosa! Vedi, i precedenti proprietari di questa nave erano due pirati temerari! Hanno salpato come molti prima di loro alla volta del leggendario segreto di Monkey Island Trademark! E come molti prima di loro sono svaniti per sempre! Il loro fatto un mistero. Come misterioso! Quasi quanto il fatto che questa nave sia tornata a Millie Island Trademark senza un... alcuni sostengono che sia stata condotta. Non lo giuro! Scimpanzé? Non ci sono scimpanzé nei Caraibi! Oh, fai silenzio! È una bella storia! In ogni modo, questa bellezza è mia adesso! O almeno fino a quando qualcuno non mi fa un'offerta! Più o meno che cifra stai pensando di spendere? A dire il vero, speravo di ottenere un credito. Mi dispiace, ragazzo. Non sono né un comodatario né. Quella è solo la filosofia del vecchio Stan. Se tu avessi un lavoro, il negoziante in città potrebbe farti più un credito. A quel punto avremmo qualcosa di cui parlare. Questa voce mi sta distruggendo. A meno che, ovviamente, che finanziamento. Ok, non più di 170. Tutto quello che ho è un pollo di gomma. No, no. È uno di quei polli di gomma con una carrucola in mezzo? Ne ho già uno. No. Non è che per caso tu abbia altri fondi, vero? Ho non più di 172 pezzi a 8. Senti, questa è una nave di prezzo molto ragionevole. Ma non così ragionevole. Dubito che tu abbia con te abbastanza contante per questa transazione. Non è che per caso tu abbia altri fondi, ancora, vero? Non ho niente, ma ho bisogno di andare a fare un credito al negoziante in città. Beh, diamine, questo posso capirlo! Non c'è niente di male nell'essere indeciso! Anche se è uno spreco del mio tempo. Ma se non c'è nessuno. Dunque, cos'altro posso mostrarti? Il tuo culo. Non so perché la voce adesso è diventato Fabio De Luigi. vorrei pensarci ancora un po' su. Certo, certo, pensaci su bene. Non voglio metterti sotto pressione o cose del genere. Ci vediamo. Quello rimane lì, batte i piedi. Guarda Stan, guarda Stan. Guarda Stan. Eccolo lì. Ho dimenticato di biglietto da visita. E qui c'è qualcos'altro per farti ricordare di me. Una bussola? Una bussola magnetica ultra forte. Con sulla tua foto. Esatto!
punta sempre direttamente qui, così se c'è no. da fare sai dove andare. Sarò proprio qui quando farai ritorno. Ma non posso garantirti che ci saranno tutte queste navi. Ma va. Giusto. Oggi vanno via come il pane. Sì signore. Quasi mi si esauriscono le scorte. Tornerà di certo. Bellissima la faccia frontale. Lo so, è bellissimo stand in frontale. Non so perché è diventato Fabio Luigi da un momento all'altro. Allora, ora dobbiamo andare al negoziante. Che palle. Ah no, ancora da quello lì. Sì, dobbiamo andare da questo negoziante. Quello appena suoni compare. Avrei dovuto immaginare che fosse ancora tu. Incazzato. Sì, infatti, incazzatissimo. A proposito, il maestro di spada dice che vuoi buttarti nel lago. Ma come? Come vuoi? Sì, era ancora lì a tornare dalla strada dal maestro di spada. L'abbiamo lasciato lì ancora. Sono interessato a ottenere una nota di credito. Davvero? Non è vero? Hai trovato un lavoro? Sì, certo che sì. D'accordo. Prendo una delle mie note e la compiliamo. Il prossimo anno. Adesso dobbiamo ricordarci il movimento di quella manopola, perché io non sono mai riuscito a impararla. Allora, sinistra fino a destra, poi fino a su, poi giù e poi a destra. Non me lo ricordo già più. Allora, sinistra. Ok, ho dimenticato anch'io. Sinistra. Poi no. Ma adesso, perché non lo fai? Vabbè, adesso lo... cosa hai detto che fai di lavoro? Sono un acrobata da circo itinerante. Sei uno dei fratelli Fettuccini? Dov'è quell'accento sciocco? E dove sono le pantofole sciocche? Torno quando avrò un lavoro in un luogo credibile. Allora, mo ritorna su. Sì, e ce lo fa rivedere, ma dobbiamo ricordarcelo sul serio. Adesso lo scrivo sul telefono. Allora, sinistra, no. Ha già cambiato. Ok, giù, poi destra. Ti fa ridere. È bomba. Cazzo, non me lo ricordo più. Neanch'io. All'altro vai. Cazzo, qual era? Vai su intanto. No, purtroppo. Aspetta, più che altro dobbiamo farlo andare di nuovo da Carla. Sto cercando il maestro di spada di Mill Island. Trademark. Guarda, te l'ho detto, non ti vuole vedere. Ma andiamo avanti, cazzo. Non me ne frega un cazzo. Torno subito. E non tocca niente. E io tocco tutto. Allora, dobbiamo andare qua alla maniglia e dobbiamo tirare verso destra, giusto? Da giù. Sì. Poi verso sinistra. Tira. 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 Poi. Verso sinistra che va verso l'altro, però. L'altro, però. Quindi spingi. Così. Poi. Verso il giù. No. Giù e poi a destra. Non mi ricordo. Neanche mi ricordo. Così e poi fino a destra? Credo di sì. Mamma mia, sono un grande! Qui dentro non c'è niente se non questa nota. Sono un grande. Adesso chiamalo. Forse è la prima volta che me lo ricordo. Adesso chiamalo. No. Sì. No! Arriva già a perdere tempo. Ma sta già perdendo tempo ad andare a cercare Carla. Ma tanto si sa che appena suoni compare, quindi sì, è lì da qualche parte. Sì, ma non ho intenzione di andare. Mi piace stare sul barile. Guarda com'è. All'emporio di navi usate. E poi finalmente possiamo salpare. Ancora no. Dobbiamo trattare per quella nave. Ci penso io. Perché non possiamo prenderla con tutti gli optional che ha addosso. Io sono un bravo rotatore. Bello rivederti. Sapevo che saresti tornato. Lo fanno tutti. Sai perché tornano? Guarda tutte queste no. navi. Ho qualcosa per tutti! Vieni a dare un'occhiata!
Sai i tempi come facevano a me fa scassare che il suo vestito sono dei quadrati fissi. Sì, è una texture messa lì. Esatto, è una texture. È come un green screen con esatto. una texture dietro che va bene. Potrei rivedere di nuovo quella economica. Mi fa scassare che c'è vende una che è perennemente affondata. Poi vende una Drakkar vichinga. E poi vende questa qui che è... Esatto. Quella, la barca Remi. Abbiamo trapassato Stan. Eh? Sì, la trapassiamo spesso. È dura stare alla larga da un bel mistero, vero? Parliamo di soldi. I tuoi soldi. È tutto felice anche. Ho un credito del negoziante. L'accetteresti? Ehi, naturalmente. Tu avrai sempre un ottimo credito da Stan. Non importa se hai avuto dei protesti in passato. Divorzio? Contrattempi cronici nel gioco d'azzardo? Voglio dire, chi sono io per giudicare, eh? Mi sta simpatico questo negoziante. Se il negoziante si fida di te al punto da darti una nota di credito, dunque devi essere un onesto uomo con un'entrata fissa, giusto? No. Giusto. Veniamo al sodo, eh? Io lo so che la vuoi, tu lo sai che la vuoi. E io so che tu sai che io so che voglio vendertela, quindi... Che cazzo? Parliamo di optional. Optional? Vuoi parlare di optional? Come si diventa? Fantastico, questa bellezza è strapiena di optional! Per esempio, ho forse menzionato gli oblò antinebbia? Che me le faccio? Penso di poter sopravvivere senza quella massa di cianfrusaglia. E dobbiamo togliere tutti gli optional. Ok, ma non prendertela con me se finisci contro un iceberg o cose simili. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ho forse menzionato l'ancora antiblocco. L'ancora antiblocco, che cazzo serve? Certo, butta la sicurezza al vento. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ho forse menzionato il timone con servosterzo. Mi fa scassare tutte queste cose moderne. Beh, credo che galleggerà senza. Ma la pena? Ma aspetta, c'è dell'altro! Ho forse menzionato le coperture per le vele in velluto. Quello lo voglio. Poi. No. Dobbiamo togliere tutto. Basta che... Ma non è neanche la vela, ma il punto! Viaggio leggero, questo lo capisco, certo. Naturalmente ammutinamento è una tal brutta parola. Ma aspetta, c'è dell'altro! Ho forse menzionato il tachimetro. Che cazzo c'è? Se ne fa un nave di un tachimetro. Wow, tua moglie lo sa che sei un tale spiloccio. Ma aspetta, c'è un altro. Ho forse menzionato l'ascensore fatto di legno. Lo voglio questo. Questo lo voglio. Lo voglio. No, togliamo tutto. Già immagino che sia un po' decadente, non è vero? Ma aspetta, ancora. C'è l'altro. Ho forse menzionato le finiture in simil legno. Ci sono in simil legno pure. Adesso non so neanche il legno vero. Ok, ma lascia che te lo dica. I balani odiano il simil legno. Ma aspetta, ho forse menzionato gli oblantini. Che questo l'abbiamo già detto, quindi basta parlare di optional. Ok, dove eravamo? Mi piacerebbe farti un'offerta. Fantastico! Quanto? 2 ore. 3000 pezzi a 8. 2000 in realtà. Certo, immagino che si possa partire dal basso. Ho la giornata libera. Ma come non li La passo? Settimana prossima riceverò un'intera nuova fornitura, dunque mi trovi al verde. Devo vendere questa bellezza anche se ci perderò la camicia. Mi piacerebbe farti un'offerta. Fantastico! Quanto? Sì, qua dobbiamo continuare a trattare, tipo, ok, 4000 pezzi da 8. E lui dice, ma già un po' meglio! Ma non troppo! So che puoi fare di meglio di così! No. Dimmi solo cosa ci vuole perché tu te ne vada su questa nave, oggi! Mi piacerebbe farti un'offerta. Fantastico! Fantastico! Quanto? Tipo parte... d'accordo, 5000, ma questa è la mia ultima offerta. Dovevi dirgli, ti voglio tenere sulle spine. 5000 pezzi da 8? Ok.
Mi farò morire, ma ok. E sì, che pensavo che avrei fatto dei regali a Natale ai miei figli quest'anno. Ma non ne hai di figli. Portala solo via di qui. Sono lieto di sbarazzarmene. E come balla? Oh già, hai quella nota del negoziante, vero? Sì, ce l'ho qua, nei miei pantaloni. Vieni a prenderle. Grazie! Devo mostrare queste cifre al mio capo. Penserà che sono matto, ma lo convincerò. È lui il suo capo. Aspettami al molo con la tua ciurma. Ti porterò la nave e i documenti. Voglio solo dire che mi sembra che oggi ci siamo conosciuti meglio. Voglio dire, ho davvero sentito il legame qui. E non lo dico a tutti. Era solo per i soldi. È stato un piacere fare affari con te, amico mio. Davvero. È bello. Guarda che bellissimo di faccia. Davvero. Ci vediamo al molo, ma non dimenticherò la tua ciurma. Tutti e tre. Tanti soldi non ti arrivano. Io volevo Stan nella ciurma. Mi verrebbe scassare ogni volta. Ma se c'è anche insultato. Oh, cioè, prendiamo un po' di grog. Grog è la Coca-Cola. No, non è Coca-Cola, è grog. Il grog è quella birra. Ah, che... è vero, quella che conosce tutto. Rombo. Rombo, rombo. Mm. Niente. Niente, mi ha rubato i soldi. Che bastardo. Mi servirà più avanti. Stan. Eh? Stan? No, la macchinetta del grog. Ecco. Ma perché non cade? In tutti i giochi tutti vanno tranquilli, ma non cade mai nessuno. Ehi, è un bene che tu sia spuntato. 10 persone si sono offerte per comprare questo gioiello mentre ero qui ad aspettarti. È bellissimo la faccia. Ma ho detto, manco morto! Conosco un tale che è innamorato di questa nave e gli si spezzerebbe il cuore a perderla. Non ho ragione? Certo che ce l'ho! Voglio dire, guardala! Ti sta facendo piedino con lucida, piedino. Aerodinamica, decadente. Su una bellezza galleggiante coperta di alghe marine. Cosa sta facendo? C'è una stella cadente, ok. Penso che stiamo vivendo un momento speciale qui. Ho cambiato idea. Non posso sbarazzarmene. Puoi riavere i tuoi soldi. Ma come posso vendere qualcosa a me così caro? D'altre parti gli affari sono affari, giusto? Giusto! Buona fortuna! Me ne vado, intanto mi stia continuamente schiaffi in faccia. Ops, quasi dimenticavo di darti questa letteratura marinera gratis. Un mio regalo per te, ricordati solo dove l'hai presa. Basta! Ma vaffanculo, c'è la nave che stava cadendo. Forse avrei dovuto prendere la garanzia stessa, dopo tutto. Cri, era tuo. Ehi, è tanto che non ci si vede. Otis, credevo che non ti avrei più visto. Ho cambiato la voce comunque perché non me la ricordo. Chi se ne frega. Ehi, non potrei mai rinunciare alla possibilità di fare dei soldi facili. Soldi? Già, ci pagherai per questo, vero? Molto appropriato, tu comati come una mucca. Non hai mai saputo dove usare quella frase. Davvero? E cosa ci fa quel relitto zeppo d'acqua? Come facciamo a mettere qui la nostra nave con quella pila di rifiuti nel mezzo? Dov'è il mazzo? Ho bisogno che vada a casa mia a prendermi le valigie. Perché ho i tentacoli. Cosa sta succedendo qui? Dov'è la nostra nave? Dov'è la nostra ciurma? Questo non sarà così semplice come previsto. E adesso seconda parte, il viaggio! Il villaggio! Ah no, il viaggio, coglione! Alla prossima puntata!